Grazie Eccellenza. Un commento sui lavori del tavolo cosiddetto istituzionale che negli ultimi due mesi hanno occupato le forze politiche, le forze sociali ed economiche, credo vada fatto. Non c'è dubbio, come in tanti hanno ribadito, che si sia trattato di una occasione utile per venire in possesso di dati e per, diciamo, cercare di confrontarsi sulla situazione del Paese. E quindi questo è un aspetto, forse uno dei pochi, che urge e credo sia opportuno ricordare. Ecco, tuttavia, quando qualcuno richiamava le osservazioni fatte dal nostro gruppo all'interno di quel contesto, va ricordato che noi abbiamo in più occasioni tentato di portare il nostro contributo. Lo stesso, ad esempio, non hanno fatto altre forze politiche, che poi sono esattamente quelle che hanno considerato insufficiente, inadeguato il lavoro svolto. Quindi ci siamo trovati al tavolo per due mesi con Repubblica Futura, che non ha mai discusso un emendamento, una modifica, un articolo, salvo poi, ovviamente questo era l'esito che già in partenza tutti conoscevamo, dire che non è d'accordo con il lavoro fatto. Certo, ci sono stati dei momenti di problematicità e ci arriverò successivamente anche alle questioni dei comunicati che si sono letti in questi giorni. Però preme ricordare che il documento non è blindato, ma non è blindato per il semplice fatto che, ad esempio, la segreteria ha aggiunto un articolo che non è mai stato concordato con nessuno. L'ha aggiunto ieri, non l'ha fatto circolare nel tavolo. E quindi c'è l'aggiunta di un articolo che a livello formale legittimerebbe ogni parte a presentarne degli altri. Non è un documento condiviso. Smettiamo di dire che questo bilancio è condiviso, perché ad esclusione del sindacato, della CSU, che ha svolto oggi, ha pubblicato un comunicato abbastanza corposo, dove sostanzialmente rileva che tutti i contenuti di questo tavolo, di questa legge di bilancio, sono i suoi, sembra che derivino dal suo lavoro. Ebbene, oltre alla CSU, dicevo, tutte le forze economiche hanno preso le distanze sia dal comunicato sia dalla legge di bilancio. E c'era un dato che noi abbiamo sempre rimarcato dall'inizio. Forse qui qualcuno si è dimenticato o non si è mai reso conto che siamo in una fase di ordinaria amministrazione. Dunque noi la nostra responsabilità ce l'abbiamo messa dal primo momento per evitare di far cadere il Paese, come qualcuno dice, no? In una situazione di difficoltà per l'esercizio provvisorio, che poi, insomma, anche io non considero un male così estremo, ma nel tentativo di trovare delle soluzioni per ridurre il deficit, quello sì. Però noi abbiamo detto subito, chiaramente, che quel tavolo, oltre al bilancio tecnico, avrebbe potuto produrre unicamente proposte che fossero condivise da tutte le parti. E questa era la critica che io ho rivolto da subito al segretario Eva Guidi. Su due mesi di incontri la bozza del bilancio è stata presentata una settimana dalla presentazione. Prima la bozza non c'era mai stata. E quindi non è una bozza del tavolo, è una bozza portata al tavolo a una settimana dal suo deposito da un rappresentante della segreteria di Stato. Il mese e mezzo precedente è stato utilizzato invece per analizzare dei dati. E in quel contesto lì che io dicevo, segretario, ma perché è questo che si fa nei gruppi, anche quando incontrate, non so, fate una riunione sul lavoro, il più alto in grado dovrà portare delle ragioni o comunque delle proposte di lavoro, perché altrimenti non è un tavolo, non è una riunione, è una chiacchierata. E noi credo che per lungo tempo abbiamo fatto una chiacchierata. Dunque è stata portata questa bozza negli ultimi giorni, si sono intensificati gli incontri. Noi abbiamo portato le nostre proposte di modifica, ma siccome non venivano mai introdotte, perché
ci si dimenticava sempre delle proposte che facevamo noi, le abbiamo messe per iscritto e riguardavano una serie di articoli. Ciò che, come dire, poi non hanno condotto, a parte un paio di casi, a una introduzione delle nostre indicazioni. Anche indicazioni che avevano a che fare con la problematicità dell'applicazione di alcuni articoli. Qualcuno ne ha già parlato, a me risulta, ma forse ho informazioni sbagliate, che sulla pubblicazione dei debitori delle banche non si sia avuto una, come dire, la bontà di intervistare o di richiedere un via libera alla Banca Centrale e all'Associazione Bancaria. E io temo che ci siano dei problemi di incostituzionalità di quell'articolo, ad esempio. Ma se ne sarebbe dovuto discutere, lo abbiamo proposto, se ne è parlato, però a un certo punto c'era molta fretta perché c'era chi doveva portare il bilancio a tutti i costi con gli elementi che erano stati introdotti appunto nella proposta del governo. Non c'è, qualcuno lo diceva prima, la relazione del controllo della finanza, la relazione della Commissione di controllo della finanza pubblica, anche questo è un elemento particolarmente importante, preoccupante, perché noi stiamo, è vero, in una fase di ordinaria amministrazione, ma credo che un rispetto delle leggi, forse a maggior ragione un rispetto delle norme, proprio per il fatto che noi non siamo oggi dei parlamentari, non siamo dei consiglieri, ma siamo dei cittadini che si trovano in quest'Aula perché lo erano fino a qualche settimana fa, dovremmo averla. Ecco, considero quindi alla luce di tutto questo l'epilogo del lavoro del tavolo poco edificante. Lo dico in questi termini. C'è stata ribadita un'ulteriore richiesta di responsabilità e noi l'abbiamo ribadita. L'ultimo giorno in cui ci siamo incontrati come tavolo noi abbiamo ribadito che nonostante non fossimo assolutamente soddisfatti di 2-3 articoli, però nello spirito, come dire, di portare avanti una proposta che fosse condivisa e che potesse andare nel bene del Paese a ridurre il deficit del bilancio, va bene, li avremmo ingoiati. E ci è stato chiesto di divulgare, di cercare di concordare su un comunicato. Quel comunicato è girato 2 giorni, è stato modificato più volte e ha visto il diniego dalla pubblicazione da parte di tutte le parti economiche, tutte, ma prima ancora di un partito, Repubblica Futura. E noi avevamo detto al tavolo, noi come gruppo, mi aspetto una cosa, visto che ce la metto la mia responsabilità, non mi tiro indietro, però io pretenderei che tutti prendessero la stessa responsabilità, perché sapete cosa c'è? Oltre a essere in ordinaria amministrazione, fra una settimana inizia la campagna elettorale, ufficialmente, ma non ufficialmente iniziata da 20 giorni fa. E un partito politico che si sfila già dal momento dell'accordo su una ipotetica legge di bilancio che nei termini programmatici non potremmo fare perché siamo in ordinaria amministrazione, è evidente che lo stia facendo per utilizzare il contenuto di questa legge a scopi elettoralistici, di campagna elettorale. E allora verrà fuori domani che l'articolo X è clientelare, l'articolo Y è fatto alle spalle dei cittadini, l'articolo Z è l'asse rete libera e quello B è l'asse rete DC, oppure c'è l'asse rete Elego, perché noi abbiamo aperto tutti, però l'informazione, Antonio Fabri si ricorda sempre quest'asse rete DC, si vede che a qualcuno piace, ne ha parlato lungamente anche il nostro amico Palmieri. E vabbè, insomma, ognuno si faccia le sue ragioni. Ecco, dico, nel momento in cui viene meno da parte di una forza politica in una fase delicata come questa l'ok al prendersi una parte di responsabilità, qualcuno ha detto a quel tavolo, Tanna libera tutti, cosa succede adesso? E infatti tutte le parti economiche si sono sfilate. E poi ci ritroviamo con un articolo oggi pubblicato dalla sola CSU e che considero assolutamente scorretto da parte della CSU, scorretto da parte di un sindacato che vuole avere la paternità di un documento portato su un tavolo che non si è espresso nemmeno sul documento e sul comunicato congiunto che abbiamo fatto circolare per 2 giorni nel tavolo, e che dice alla fine di quel documento
nessuno si azzardi a toccarlo, questo è come lo voglio io. E beh, allora io dico ai cari amici della CSU che io ai ricatti non ci sto, non ci sto. E che se vogliono incidere in questa maniera sulle leggi dello Stato, possono benissimo candidarsi e venire in aula consigliare a fare le leggi. Noi ci siamo, ripeto, sempre attenuti a quello che ci veniva richiesto, alla responsabilità e a tutto quello che ho già detto. Su un bilancio che fondamentalmente adesso, al di là delle giaculatorie che qualcuno ha fatto, è robetta. Dai, insomma, cioè, io non capisco perché in quest'Aula chi sta da una parte debba dire sempre che ogni provvedimento è magnifico, è la cosa migliore del mondo, è sicuramente il miglior compromesso cui si sarebbe potuti arrivare in questa fase. Non ho dubbi di questo, non ho dubbi di questo. E oltre a questo ribadisco ancora una volta che da parte nostra c'è stata fino a ieri la volontà di tenere un atteggiamento che fosse quello di una condivisione del documento al di là delle parti non condivisibili che al suo interno ci sono. Dopo le fughe in avanti, no, ci sono tre articoli almeno che non ci vedono d'accordo e sui quali ragioneremo a questo punto se astenerci o se votare contrariamente. Poi un'altra considerazione. Oggi qui qualcuno, perché poi siamo in campagna elettorale, ovviamente, come dicevo, tutti hanno adesso le soluzioni, anche quelli che sono stati al governo per 13 anni, però ce li hanno proprio a partire dal 2020 le soluzioni, no? E qua dicono, ma come? Ci ha appena detto Marco Podeschi, dice, ma come? Come si fa a avere uno Stato? Ma vi rendete conto? Siamo uno Stato con tre banche. Ma i danni che hanno fatto saltare quelle banche e che ci hanno dovuto obbligatoriamente intervenire per non far saltare i correntisti, chi li ha fatti, se non questo esecutivo? Chi li ha fatti? Quindi quello che stiamo discutendo oggi, il bilancio famoso con 28 milioni di deficit, che poteva andare molto peggio e quindi è stato fatto un ottimo lavoro, ma è un bilancio che ha 28 milioni di deficit a inizio anno e che dovrà essere assestato con le perdite di cassa di risparmio più avanti, quindi vogliamo fare trasparenza, facciamo trasparenza anche su questo. Ma è un bilancio che è figlio di una gestione che ha fatto male al Paese. Ora, noi abbiamo seppellito l'ascia da guerra con la volontà di cercare di metterci la nostra parte per arrivare a fare quello che sarebbe stato possibile, niente di più di tutto questo. Io credo che nessuno si potesse aspettare di più di una cosa del genere. Però questo non significa, e lo dico all'Aula perché qui ci sono delle amnesie continue, che quell'ascia da guerra rimane seppellita, o non significa che si diventa tutti amici e domani non si debba andare obbligatoriamente, come obbligo che abbiamo come politici, se saremo ancora chiamati in consiglio, verso la cittadinanza, andare a vedere di chi sono state le responsabilità, chi ha avuto le responsabilità, e cercare di rientrare di parte dei soldi che sono usciti anche per corresponsabilità diffuse. Ecco, quindi detto tutto questo, ci sono tre articoli. Ah, un'altra questione perché è importante. C'è un articolo, quello sulla SMI, che va in deroga alla legge che abbiamo fatto sull'assestamento. In assestamento abbiamo detto che in bilancio avremmo stabilito le modalità di rimborso, adesso nel bilancio c'è una proposta che dice di fare un decreto più avanti. Io personalmente, dentro il tavolo istituzionale, ho chiesto di ritirare quell'articolo, credo che il segretario me ne sia testimone, per una ragione, perché chi in questo Paese è maggiormente responsabile degli atti di clientelismo ha utilizzato da un mese e mezzo a questa parte la SMI come arma di attacco nei confronti di chi ha avuto la colpa di presentare un emendamento nell'assestamento. Attenzione, un emendamento votato all'unanimità e già discusso almeno sei mesi prima in Commissione Finanze e sulla quale anche lì tutti avevano concordato. Ora, siccome conosciamo i nostri polli e sappiamo tutti benissimo l'arte diffamatoria di Repubblica Futura
che è già iniziata nel suo iter e continuerà almeno fino all'8 di dicembre, noi abbiamo detto togliamo quell'articolo, perché è un articolo divisivo, perché è un articolo che domani darà un'arma in mano a coloro che hanno già detto noi non lo condividiamo questo bilancio, un'arma per dire l'aula consigliare fa clientele durante la campagna elettorale. Dunque io mi auguro, segretario, che lei trovi il coraggio di togliere quell'articolo per una ragione semplice, perché non ce n'è bisogno, perché c'è già il mandato nell'assestamento di settembre e non serve un altro mandato in una legge finanziaria. Gli altri due elementi sono, lo dicevo già prima, quello della pubblicazione dei debitori. Io ho cercato di fare, diciamo, di confrontarmi con coloro che in rappresentanza del nostro gruppo politico sono all'interno di contesti hanno a che fare con le banche, e tutti ci hanno detto che ci sono gravi problemi di incostituzionalità. Gravi problemi di incostituzionalità, di inapplicabilità e gravi timori di un'ulteriore fuga di liquidità dalle banche per timore di venire messi alla pubblica gogna. Ora, con questo io ribadisco, vorrei che tutti fossero messi nelle condizioni di pagare o quantomeno nelle condizioni di essere perseguiti per non aver pagato. Ma c'è modo e modo, e forse qui chi vuole fare una bandiera di un singolo articolo per utilizzarlo ancora una volta sbaglia. Non è lei segretario, sappiamo bene da chi è venuta la proposta di questo articolo. Dunque, con un po' di tristezza, perché il lavoro è stato portato avanti con ottime modalità, però le modalità con cui negli ultimi due giorni le fughe in avanti di alcuni soggetti hanno voluto mettere la paternità su un documento che doveva essere nell'interesse del Paese e sul quale ci eravamo spesi molto, anche facendoci, se volete, del male elettoralmente parlando, credo che adesso avrà un esito un po' differente.